Come va quello stalking? Non bene. È che non riesco a inquadrarlo. Tutto quello che fa gli fa schifo. Ha il profilo Instagram di un bimbo minchia. I suoi follower sono una manica di imbecilli che fingono di essere suoi amici. Fa canottaggio come il padre, ingegneria navale come il nonno e mangia carboidrati. Ci manca solo che gli piace il karaoke. Noia ne abbiamo. Se ti annoio così tanto, perché mi segui dappertutto? Quindi mi hai notata? Che vuoi? Una cena! Che? Beh, mi hai chiesto tu cosa voglio. Una cena. E poi se non scatta nulla, giuro che ti lascio in pace. Andata. E per ogni evenienza ci scambiamo i numeri? No. Ma che stronzo! Ho un appuntamento con Arturo Selva! Eccovi 5 film italiani più visti al cinema dal 1950 ad oggi. Quinto posto per Qualche dollaro in più, seguito da Continuavano a chiamarlo Trinità. Al terzo posto va Per un pugno di dollari. Secondo posto per Ultimo tango a Parigi. E al primo posto c'è il colossal Guerra e pace con la Hepburn e Vittorio Gassman. Ve lo aspettavate? Fatemi sapere nei commenti e iscrivetevi al canale cliccando qui sotto. Ciao da Valeria.